la questione Grecia e la questione dell'Europa fondata sul pareggio di bilancio e sull'austerità. Anche perché, signor Ministro, se la Grecia dovesse saltare, il rischio vero è che tutta l'Eurozona vivrebbe una sorta di infezione generalizzata. E il nostro Paese, che magari è riuscito a dispensare un po' di buoni sentimenti, come ha detto l'economista Jean-Paul Fitoussi, rischierebbe poi di vedere a sua volta qualcuno che gli chiede di fare ulteriori compiti a casa. E allora proviamo a trovare un accordo, un negoziato vero che rispetti il principio per il popolo greco ad avere una vita dignitosa. Grazie. Interrogazione 3.583, onorevoli Rosato ed altri, sulle valutazioni sugli sviluppi della situazione relativa al debito della Grecia. Onorevole Marina Berlinghieri, ha facoltà di illustrarla. Per Sì, un minuto, prego. grazie Presidente. Signor Ministro, l'inattesa decisione del governo greco di indire un referendum sul piano proposto da Commissione europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale ha segnato l'interruzione del negoziato in corso dallo scorso febbraio, i cui contenuti finali prevedevano l'impegno della Grecia ad approvare un piano di riforme a fronte di un nuovo programma di aiuti finanziari. Tale rottura è stata sancita nell'Eurogruppo di sabato scorso, che ha unanimemente respinto la richiesta greca di prorogare il programma di aiuti in scadenza al 30 giugno, almeno fino alla data del referendum. I ministri dell'Eurogruppo hanno ribadito che gli Stati membri intendono utilizzare tutti gli strumenti possibili per preservare l'integrità e la stabilità dell'Eurozona, ai quali vanno aggiunte le misure messe in campo dalla BCE, che ha comunque deciso di mantenere la fornitura di liquidità di emergenza per le banche elleniche e la volontà da parte di tutte le istituzioni europee di continuare a cercare una soluzione positiva e concordata. Il governo italiano ha sin qui svolto un'azione tesa a favorire un esito positivo del negoziato e scongiurare qualsiasi ipotesi di uscita della Grecia dall'euro, i cui effetti rischiano di essere imprevedibili. A lei, signor Ministro, chiediamo quali siano le valutazioni sugli sviluppi di questa crisi greca. Grazie. La ringrazio, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha facoltà di rispondere. Prego. Poventa,